Mi ha chiuso. Troia. Se stai guardando sto video, sei una troia. Tutti ragazzi, ben ritrovato il mio canale. Siamo qua oggi con un nuovo video. Questa qua mi ha appena guardato malissimo in macchina perché era più comodo, mia mamma me la lasciava perché era a casa oggi in riposo. Stiamo andando dove? Stiamo andando, Dio povero, a ritirare un pacco qui dalle poste, eh? Si vede qualcosa? No. Buona. Poste via Galimberti, Dio povero, perché? Perché le poste è un servizio di merda, come credo tutti voi sappiate, forse no, se non lo sapete vi aggiorno io. Questa è la seconda volta che mi spediscono un pacco con dentro le robe della moto, giustamente. In cui, Dio povero, per la seconda volta, perché oggi siamo incazzati, siamo in fibrillazione, in cui il pacco giustamente arriva. Vabbè, Panigale, no, l'ho sparata. In cui il pacco giustamente arriva quando non ci sono, ma va bene, ma questo qua ci sta, ci sta. Allora ti lasciano quel foglio che mi ha lasciato a me, si chiama avviso di giacenza. Chi compra su internet capirà di sicuro, perché è capitato a tutti giustamente, che non ci si trova in casa quando arriva il pacco. E allora ti lasciano l'avviso, buona, poco male. Passano domani. Oh, passeranno domani, se ci sono bene, se no mi inculo, me lo vado a prendere io. A parte che le poste non ripassano. E se ripassano, ripassano allo stesso orario, ciò cretini, vuol dire, figa, è un giorno lavorativo, effettivamente, se io non ci sono, se io non ci sono oggi, non ci sono neanche domani a quest'ora uguale. Ma vabbè, al che ti dicono, ma ora ti inculi, dopo la seconda volta che non ci sei te lo vai a prendere. È bello, buono, prendo la macchina, vado su. Invece no, perché per andartelo a prendere, dopo che loro ti hanno detto che lo devi andare a prendere in via XXX, no, tu devi chiamare il fottuto servizio clienti, eh? Anche io, stupidamente mi direte, ho chiamato con la prima volta che è capitato, ho chiamato col telefono cellulare, col telefono, e cioè, mi diceva in chiamata, i costi sono quelli, non mi ricordo, quelli del tuo piano tariffario. E il mio piano tariffario, io ho 1000 minuti gratis. Ho detto un culetto, no, inculati, buona, sono a posto. E allora mi ha risposto subito, ho detto bella, pauroso. E ora pota ragazzi, devo allungare perché fra poco sarei già arrivato, ma e mi risponde sto qua di Roma, la prima volta, no, la prima volta, una ragazza, e mi fa, e io ho dato un po' così i numerini del cazzo di pacco, e la certa si chiuse la chiamata. Mi ha chiuso, figa, mi ha chiuso. Troia. Se stai guardando sto video, sei una troia. Ecco, le poste sono qua, le vedete fra poco. Al che ho detto, vabbè, che schifo, no, c'era un gatto investito. Poverino. Al che, pota, niente, ho richiamato. A parte che avevo scoperto che avevo finito i soldi, non capivo perché. A parte quello, ho richiamato col telefono della mia ragazza. Ho detto, vabbè, chiamo, mi è arrivato un messaggio. E tutta stavolta mi risponde uno di Roma, romano di Roma, porco due. E niente, mi ha chiesto un po' di robe. E a una certa mi fa dare su il codice del pacco. Mi fa, adesso vediamo se è un pacco Prime. Tutto va bene, mi ha detto, guardi, sì, è un pacco Prime perché io ho Amazon Prime, Bribin Prime, non posso dire. Fixerò di sicuro.
e mi ha tirato matto, ho detto guarda che prime figa, e lui no aspetti perché se no a una certa sono tu dopo che mi faceva aspettare, credito finito, te mi ha mangiato via 7 euro di chiamata e non ho risolto un cazzo, eh? Incazzatissimo quel giorno lì a scuola, torno a casa, anzi subito dopo scuola ho detto vado a Cannone, sono andato qua a Cannone con la moto, tra l'altro avevo dietro il casco che uso in pizzeria, che l'avevo usato, che dovevo portare su Giuliasco e la mia tipa a scuola, fixerò anche questo, mi è caduto qui su quella strada qua prima, però figa, oh, tutto grattato, meno male che non c'era dietro nessuno. Tralasciando, vado lì e il signore delle poste mi fa fai su un reclamo, era incazzato anche lui, fai su un reclamo ti prego, mi ha dato il foglio del reclamo, fallo su ti prego, non è possibile, anche lui l'aveva capito, anche lui che era proprio una merda, la merda della merda, il buco del culo del mondo. Questo è dedicato alle poste. E mi ha detto di fare il reclamo, che poi avrei dovuto aspettare qualche 2 giorni e richiamare per concordare di andarmelo a prendere per fatti miei. E questa è stata la prima mia avventura con le poste. Ultima avventura è questa qua. E, mi doveva arrivare un ricambio della moto, che vedrete. C'è un ricambio, un accessorio, lo vedrete. Se Dio vuole, se riesco a prenderlo ovviamente. Ora giro qua e torno indietro. Se riesco a prenderlo lo vedrete, se non riesco a prenderlo vi inculate anche voi. Stavo dicendo la mia seconda disavventura, che è questa qua. Ho ordinato questo accessorio, doveva arrivare mercoledì, cioè domani, però vabbè è arrivato altro ieri, vabbè poco male. C'è scritto che l'hanno provato a consegnare il 2 e non c'era nessuno, amen, amen. E poi allora ho detto, figa, c'è scritto. Se c'è scritto, avviso che la informiamo a sua disposizione il ritiro, la informiamo che è a sua disposizione il pacco, è a sua disposizione per il ritiro presso l'ufficio Galimberti dalle 10:30. Ma allora Dio povero, sono andato giù verso mezzogiorno, che è un orario continuato, e mi ha detto no guarda ti è andato il foglio sbagliato, questo è un pacco veloce, ma non so, devi chiamare il servizio clienti e poi venirtelo a prendere. Ma figa, ma io non lo so, pure già fa cagare, poi mi danno sbagliato anche l'avviso, quindi siamo proprio a cavallo. Ho dovuto chiamare, aspettare mezz'ora, perché certo è vero, non l'ho detto, dal telefono di casa, poi dopo quella disavventura lì chiamai dal telefono di casa, dopo essermi fatto pure prendere per il culo, mi ha detto pure che sono un pollo lì, il signore delle poste. Al telefono di casa ti fanno aspettare mezz'ora, no? Tu stai lì mezz'ora, tre quarti così, come un cretino a aspettare. E poi, giustamente, da casa, tutto straveloce, 2 minuti, già fatto tutto. Poi mi hanno detto, sì, domani, cioè oggi, potete andare a prendere dalle 10:30 in poi, ora sono le 10:21. I mortacci vostri. Voglio vedere se è pronto, io per le mezze arrivo. E qua siete qua, pezzi di merda. Ragazzi, video finisce qua, anche perché siamo a 14 minuti di registrazione, vediamo cosa esce fuori. Spero di tornare a casa con questo accessorio e di fare il video per montarlo. Spero, perché sennò un macello. Vi invito a lasciare una piazza. Commentare, che è importantissimo, ve lo spiegherò in un altro video, ve l'ho già spiegato. Cazzo. Oops. Commentate, iscrivetevi, che siamo a 7000 oggi, numero 4, e seguitemi perché sono simpatico.